Amici di Fanner, buonasera e benvenuti. Ci troviamo al Circolo Sportivo Longarina e stiamo per assistere alla 22esima giornata di Serie A di Lega Calcio A8. Protagonisti dell'incontro Hammers e De Angelis. Tutto pronto per l'inizio dell'incontro con Giacinti e Aversano sulla battuta. Inizia ora l'incontro con il De Angelis che gestisce il primo possesso. Ora proprio De Angelis sulla sfera verso Cioccari. Ora Colluccini allarga sulla sinistra per Emidi. Cerca di andare lungo. Ancora Colluccini gestisce il possesso. Viene recuperato però dal numero 8 Dio ci aiuti. Scivola Cioccari e colpisce il povero Gallo. Riparte l'Hammers col numero 13 Latini all'indietro verso Dio ci aiuti. Merelli cerca il lancio lungo, però gestito dalla difesa degli Hammers, De Angelis. Colluccini. Posso dire Aversano che si fa fermare, anzi commette fallo lui. Il primo fallo dell'incontro al secondo minuto di gioco. Era Pasquale prima infortunato. Battuta sulla barriera. Palla per Pasquali che cerca, trova il compagno col numero 3. La palla in mezzo verso le Acche. Latini ora a gestire il pallone, scarica verso Gianferro. Ora per Pasquali, cerca il lancio lungo. Palla viene stoppata da De Angelis, che è costretto a tornare all'indietro da Emidi. Pasquali. Buona palla. Non riescono però a concludere in rete. Palla bassa, viene ora decisa da Colluccini. Girata verso Pasquali, centro da Latini che lancia lungo, però non c'è nessun giocatore in maglia nera. Tempo Cioccari si sposta sulla sinistra, sulla destra viene Aversano. Ora proprio Cioccari nella sua nuova posizione. Emidi può salire, il numero 3 lancia lungo. Cioccari all'indietro verso De Angelis, cerca un compagno che però non c'è. Palla per Gianferro, allarga verso Latini. 10 aiuti. Latini. A campo può salire, se lo prende. Cerca Pasquali che non riesce a stoppare bene. Cioccari recupera, però Pasquali poi ad avere la meglio. Cerca Mezzetti che la palla poi finisce in mezzo, su quale
sulla quale riesce ad intervenire Lucci. Con Luccini allarga. Ora Cocciari gestire il possesso. Pasquali verso Latini, carica terra, 10 aiuti che non è pressato, quindi può ragionare. Poi larga verso il solito Latini, che ha gestito un'infinità di palloni già in questo inizio di primo tempo. Ancora Latini per Pasquali, può salire, viene pressato da Cioccari. Ora la palla è per Faina, che allarga per la messa in mezzo. Latini spazza due volte. Palla ancora lì, non è ancora uscita. Calcio d'angolo per gli Hammers, per il De Angelis. Parte Cioccari, la palla finisce nei pressi di Emidi, che non riesce a scaricare. Pasquali, sono 10 aiuti che è sulla destra, trova Merelli. 10 aiuti indietro verso numero 2 Merelli, può salire, scarica verso 10 aiuti, sotto scarica verso Severini a lottare con Cioccari. Severini alla meglio, poi Cioccari rinviene, palla per Colluccini che trova Giacinti. Colluccini cambia gioco, pasticcia la difesa del De Angelis, poi rinviene Emidi, può salire il numero 3, cerca lo scarico verso Aversano. Emidi per Colluccini. Pasquali per Latini. 10 aiuti, non riesce a stoppare il passaggio. Severino, Cioccari. Finta il cross, poi rientra. Svetta Mezzetti, ancora Mezzetti cerca il lancio lungo, interviene Emidi, poi di prima il cross al centro dove c'è Gianferro. 10 aiuti, può salire, non è pressato, cerca il lancio, ha fatto il movimento opposto le H. Lucci per Colucci, Colluccini. De Angelis per Aversano, recupera però l'Hammers con le H che cerca di liberarsi per la conclusione, viene fermato senza fallo dalla difesa del De Angelis. C'è un fallo su Giacinti. Giacinti ora sulla sinistra. Aversano si libera di due avversari. Pasquali in qualche modo interviene e disturba l'impostazione di Aversano. Cambio il gioco per Pasquali, che può salire
Poi cerca le hacche. Ma il pallone è troppo largo. Dieci aiuti indietro verso Merelli. Emidi si libera di un avversario. Bene, la scarica verso Cioccari che nuovamente a destra. Perde l'attimo Mezzetti. Sale Cioccari. Che trova Giacinti che allarga verso De Angelis che a campo può crossare, poi preferisce il tiro che con una sana parabola si avvicina alla porta. Sale Latini. Cambio gioco. Cercare Merelli. Stavolta cerca nuovamente Latini. Giro palla difensivo. Per Lammers, 10 aiuti verso Mezzetti che cerca il fallo. Fallo ai danni di Mezzetti. Dieci aiuti sulla battuta, la lascia poi alle hacche che va di sinistro. Palla prende una strana traiettoria, esce addirittura dallo stadio. De Angelis può salire, preferisce cercare Cioccari. Ora stavolta cerca Giacinti. Pasquali con Latini gliela strappano. Con Lucini. Torna all'indietro. Le H. Cerca e trova con il numero 3 Mezzetti il gol del Hammers al 13° minuto del primo tempo 1-0. Cambiato il punteggio, ora ci troviamo sul 1-0 per l'Hammers grazie al gol di Mezzetti. Su assistenza di Leacche. Prova De Angelis subito a scuotersi. De Angelis deve scaricarla. Si prova verso Cioccari. La palla però è troppo lunga e non riesce ad arrivare il numero 4. Pasquali davanti verso le Acche che si libera bene di Emidi, può pensare addirittura al sinistro, lo tira, buona la risposta del portiere. Mezzetti si occupa della battuta del calcio d'angolo, parte Mezzetti. Non un fallo in attacco ai danni degli Hammers. Ora Lucci che duetta con Faina. Lancio lungo di Lucci. Cercare Giacinti che però spintona. Latini sulla destra verso Merelli. Poi Pasquali,
Non ci pensa due volte, spazza la sfera che viene stoppata bene dai Midi, che si libera di due avversari, però chiede troppo alla sua qualità. Prova Aversano, addirittura un sinistro che si perde alto sopra la traversa. Siamo arrivati al 15° minuto di gioco, conteggio di 1-0 per gli Hammers. Lungo di Gianferro, viene stoppata bene da Colluccini che poi allarga verso Cioccari. Giacinti per Cioccari, inscivolata Latini, diligente. Cioccari verso Aversano che finta la conclusione di destro, poi si fa però strappare il pallone con Mezzetti, autore del gol del 1-0, a gestirlo. Cambia completamente il gioco, dove però non c'è nessun compagno in maglia nera. Prova l'out. Colluccini può impostare, lancio lungo, Latini svetta senza fallo, poi compete il disimpegno Severini, ora 10 aiuti ancora verso Severini, in difficoltà Severini, riesce comunque a scaricarla verso Merelli, poi Mezzetti può salire, Mezzetti rientra, poi cerca un esterno destro, cercare Leacca, Faina può salire il numero 6. Carica verso Colluccini. Colluccini si deve liberare di Mezzetta. Lo fa con la palla per il numero 22 Aversano. Si libera di 10 aiuti. Ottiene una rimessa. Colluccini stoppa però con l'ausilio di un braccio. Quindi fischiano un fallo i direttori di gara. Merelli sulla battuta. Scusi, 22 potrebbe arretrare un altro po'. Parte Merelli per 10 aiuti. Nuovamente per il numero 2 Merelli, all'indietro verso Latini. Anche per Pasquali ora si fa costante la pressione del De Angelis. Finta Merelli, il lancio lungo, la scarica indietro verso Latini, è lui che effettua il lancio lungo. Però interviene Emidi, bene la palla per il De Angelis con Cioccari che tenta il destro, la palla è alta ma una buona occasione per il De Angelis. Aiuti, gestisce il possesso con Leacca che cerca un tacco a trovare Severini, recupera però il De Angelis. Emidi sulla destra per Cioccari, stavolta cerca Aversano, viene spintonato senza fallo per Mellaro, con il numero 10 nel frattempo è entrata a posto di Mezzetti, il capitano, tempo timeout, tutto pronto per la ripresa dell'incontro. Dopo il time out chiamato dal De Angelis, che ha effettuato anche due cambi, uno dei quali è Esposito, che parte ora la battuta del calcio d'angolo a cercare Emidi, che ora è sul possesso, all'indietro verso il numero 8, Colluccini. Dieci aiuti. Lancia lungo a trovare Leacca, la palla passa, Leacca contro il portiere, per poco non trova il 2-0. E Midi per De Angelis con Esposito che chiama il passaggio.
viene accontentato Esposito che può salire. Giacinti cerca nuovamente Esposito che può andare al sinistro. Quasi il gol del 1-1. Esposito con una strana traiettoria, per poco non beffa Gianferro. 10 aiuti, sbaglia il passaggio. Ora però è Gianferro che allarga verso Mellaro, entrata a posto di Pasquali. Ancora Mellaro, in qualche modo si libera della pressione avversaria per 10 aiuti. La passa a Severini. Giannini cerca Colluccini, la palla per Aversano che ora sta facendo la punta centrale. Ora Esposito in qualche modo cerca di andarsene a Severini, poi all'indietro verso Colluccini. Ancora Aversano a combattere con la difesa avversaria e trova un fallo. Giannini ed Emidi sulla battuta. Parte Emidi dritto in porta. Mellaro spazza. Ancora Emidi interviene sulla palla. Lo fa però fallosamente. Merelli verso Latini. Latini si deve liberare di Aversano. Poi Merelli cerca il lancio lungo. Leacca di sponda ed è il gol del 2-0 del numero 7 Pancaldi, appena entrato. 2-0 per gli Hammers al 22esimo minuto di gioco. Inizia ora l'incontro con il De Angelis, che è sotto di 2-0, grazie al gol di Pancaldi. Esposito indietro verso De Angelis. Emidi di prima rilancia. 10 aiuti verso Mellaro. Cerca Severini che si gira, cerca nuovamente 10 aiuti. Riparte ora il De Angelis con Aversano che punta la difesa avversaria numero 22. Allarga verso Esposito e tenta il sinistro a giro. Palla si perde però sul fondo con il time out chiamato dal Hammer. Tutto pronto per la ripresa del gioco con il direttore di gara che annuncia 2 minuti di recupero. Nel frattempo è entrato a posto di Aversano il numero 10 Rossi. Ora Mellaro, l'altro numero 10 in campo. Gestisce il pallone, lo allunga verso Leacca che deve superare Emidi. Cerca di metterla in mezzo. La palla però non è buona per nessun compagno del numero 9. Nel frattempo Esposito a campo, può salire Esposito. Rientra. 10 aiuti. Ottima la palla verso Leacca. Però ancora Pancaldi a gestirla per Merelli. Indietro verso Latino. Latini. 10 aiuti. No, Latini ancora a salire. Ottima l'idea. Emidi capisce tutto. Poi supera un avversario. Ancora Emidi cerca di superare anche 10 aiuti. Il quale però lo stoppa per un momento. Poi Esposito. Ancora Emidi, in qualche modo cerca di metterla in mezzo e c'è un fallo di mano, calcio di rigore per il De Angelis.
sulla battuta Rossi. Parte Rossi che segna il gol del 2-1 su calcio di rigore per il De Angelis al 25esimo minuto di gioco. 2-1. Fino al primo tempo sul punteggio di 2-1 per gli Hammers. Gol di Rossi allo scadere. Tutto pronto per l'inizio della seconda metà di gara con l'Hammers che è pronto alla battuta con le H e Mellaro sulla sfera. Ancora non è pronto, rientra ora, Dio ci aiuti. Guardiamo il punteggio parziale di 2-1 per l'Hammers, che era in vantaggio di 2-0, però allo scadere segna calcio di rigore Rossi. Le H cerca direttamente la rete, palla però esce. E Midi, lancio lungo a cercare Rossi, svetta però Latini, ora Giannini, cambia gioco verso De Angelis, ancora Giannini, ora De Angelis, scusate, prima era Esposito, sponda di Rossi per Esposito, capisce tutto, Dio ci aiuti. Palla per Le H che deve combattere con la retroguardia del De Angelis. Si porta la palla in out senza nessun fallo, quindi sarà sarà ripreso il gioco con Aversano, ora Placidi che cerca il sinistro e la doppietta personale, ma la palla finisce altissima, nessun pericolo per Lucci, può salire Emidi, la palla per Giannini, che sale, poi allarga per Esposito, Esposito all'indietro verso Emidi di prima, Severini per Le H che finta la conclusione, poi ancora Severini a cercare Le H che è piaciuto Emidi e riparte velocissimo il numero 3. Supera anche Dio ci aiuti che lo stende con un fallo. Anche ammonizione per Dio ci aiuti. La palla Giannini, parte Giannini diritto in porta, su un pericolo per Gianferro, Gianferro per Latini, cercare Severino, Severini ancora Latini, lancio lungo dove però interviene Emidi di prima, recupera l'Hammers, la palla per Severini che in qualche modo stoppa, ma rinviene l'altro numero 4 in campo, cioè Cioccari, lancio lungo di Lucci sul quale interviene Latini senza alcun problema, passaggio ancora verso Latini sulla sinistra, Mellaro perde però il possesso e recupera Rossi che di tacco cerca Esposito, non trova però nessun compagno, gli viene ancora Mellaro, recupera Esposito, ancora il numero 10 Mellaro, allarga sulla destra verso Severini, può rientrare Severini, si libera i due avversari, poi viene steso fallosamente. Yeah.
Parte Mellaro, pallone che si infrange sulla barriera, riparte veloce Aversano, poi una scivolata di Leacca fallosa. Parte Midi, l'intenzione era di calciare dritto in porta, la palla si perde sul fondo. Mellaro sulla battuta. In avanti per Leacca che si gira, poi cerca Dio ci aiuti, rimessa per gli Hammers. Dio ci aiuti, cerca di girarsi. Palla messa in mezzo, la girata di Leacca che trova il grandissimo gol del 3-1 al settimo minuto di gioco. Grandissimo gol del numero 9, Leacca. Riparte ora l'incontro sul punteggio che è variato. Ora è 3-1 per l'Hammers. E Midi finta il passaggio, poi se ne va da solo e Midi cerca di sfondare, poi Cioccari, una timida conclusione, tempo Mezzetti è rientrato e Mellaro è spostato sulla destra, ancora Leacca a gestire il possesso, cercare Placidi, Pancaldi. Palla ancora in mezzo. Giacinti verso Cioccari. Cambia. Male l'appoggio. Ancora Giacinti. Per Rossi. Cerca Esposito, ora 10 aiuti a gestire il pallone. Anzi, Pancaldi. Mezzetti per 10 aiuti che cerca di prolungare. E Midi verso Giannini, ora sotto di due reti il De Angelis, è falloso il recupero
Quindi le H. Le H. Giannini verso Emidi che allarga per Giacinti. Ancora Giannini verso Cioccari. Cerca la palla in mezzo, viene però spazzata da Latini. Emidi sbaglia tutto, fornisce pallone a Pancaldi, a tu per tu che potere, cerca il pallonetto, capisce tutto però, estremo difensore. Riparte Cioccari, ottima l'occasione di chiudere la gara, sul 4-1 sarebbe stata definitivamente chiusa. Ora Giannini allarga sulla destra, perso Esposito, che può puntare Pancaldi. Torna da Giacinti, finta addirittura il tiro, poi allarga per Esposito, 1-2, ancora Giacinti, può pensare al destro, rinviene ancora Pancaldi. Pancaldi cerca di spazzare, ottiene comunque una rimessa. Si è preso Mezzetti, ora proprio lui ad andare alla rimessa, la sbaglia però, la regala all'Esposito, questo però sbaglia Latini verso Merelli, nuovamente per Latini, ancora per Merelli, 1-2. Gianferro, poi la palla gestita da Giacinti e De Midi, riparte Giacinti, si libera bene dalla pressione del lato numero 5 in campo, ovvero Gallo, appena entrato. Aversano scarica per Rossi, in qualche modo si libera dell'avversario, però rinviene Merelli, allarga per Mellaro, finta all'indietro verso Latini, lancio lungo. Giannini capisce tutto, Latini, palla per il numero 5 Gallo, riparte velocissima il De Angelis, la palla per Esposito che cerca il sinistro, ritorna Mellaro, ora Latini cerca le acche. Riparte il De Angelis cercando Rossi, recupera Mezzetti, larga verso le acche, pensa addirittura al sinistro, lo effettua, poi Mellaro il destro. Giacinti verso Cioccari. Cioccari per Rossi che in qualche modo cerca di servire Esposito. Quando siamo arrivati al 15° minuto di gioco. Giacinti per Colluccini appena rientrato. Può impostare Colluccini, larga verso Aversano.
uscito Giannini, ora Esposito proprio per Colluccini in una sortita offensiva. Mellaro, non si, Merelli, scusate, verso Gianferro, ancora per 10 aiuti per Merelli che lancia lunga, aspetta Giacinti, poi di testa e Midi ammorbidisce per Lucci. Mellaro recupera la sfera, Latini di prima, poi Esposito per Colluccini che però interviene con il braccio. Che ci aiuti per Merelli che può salire, il numero 2 cerca Mellaro, la mette in mezzo, interviene Emidi, può ripartire il De Angelis. Aversano non riesce ad intervenire e ancora per Lammers con Mezzetti che torna indietro da Latini, allarga per Merelli che a campo può salire, Mellaro gli detta il passaggio, riesce a tornare da Gianferro che però è pressato, pericoloso questo disimpegno dell'Hammers. Riparte Gallo per Mellaro, gli detta il passaggio Gallo, Mellaro preferisce accentrarsi, fa scarica per 10 aiuti. Ancora 10 aiuti. La palla finisce sul fondo e ora viene chiamato il time out da parte del De Angelis. Tutto pronto per la ripresa del gioco sul punteggio di 3-1. Ricordiamo, gli Hammers conducono. Ora il De Angelis ci prova con Aversano che però commette fallo. Fallo in attacco. Latini verso 10 aiuti che larga per Mellaro, viene prestato da Cioccari, cambia quindi gioco di prima però non trova nessun compagno. Vediamo che le due avversarie di questa sera si trovano a braccetto all'ultimo posto in classifica a 13 punti, quindi la vittoria di una delle due sarebbe importante quantomeno per il morale. Parte Gallo a puntare la difesa avversaria, Gallo pensa addirittura al sinistro e lo spara, ottimo la conclusione di sinistro di Gallo, 4-1 al 18° minuto di gioco. Riparte il De Angelis che ora è sotto di 3 reti, grande il gol di Gallo. Giacinti cerca l'imbucata verso Rossi che però lascia scorrere la palla per Gianferro, mancano più o meno 7 minuti di gioco, il punteggio è in cassaforte, 4-1 per gli Hammers. Lancio lungo di Merelli, cercare le acche che bravo ad intervenire sulla sfera, ma poi esce Lucci subito verso Esposito che si accentra, poi trova Cioccari, ancora Esposito che si è fatto tutto il campo in orizzontale. Aversano tenta il destro, ancora la palla verso Aversano, c'è però un fallo in attacco. Inizia Latini in una sortita offensiva, non viene prestato da nessuno. Poi ci prova Aversano, quindi è costretto a tornare indietro il numero 13 per non lasciare sguarnita la difesa. 10 aiuti verso Gianferro, che con il sinistro allarga verso Mezzetti. Ancora 10 aiuti prestato da Aversano. 10 aiuti all'indietro verso Mezzetti. Mezzetti allarga verso Merelli, ora in controllo totale la compagine in maglia nera. Mezzetti verso le acche per il 5-1. Ottimo l'intervento del portiere. Ma che cazzo, ma che stavo a fare, Merello?
Si riparte con un calcio d'angolo che verrà battuto dal numero 5 Gallo, autore del gol del 4-1. Gallo va in mezzo, spazza Giacinti, ancora in calcio d'angolo. Sempre Gallo, in mezzo, buca l'intervento Lucci, però è fortunato perché non vi è nessun giocatore in maglia nera a poter approfittare dell'errore. Ora Faina cerca di gestire il pallone, lo fa bene, scarica verso Emidi, ora in proiezione offensiva Mellaro verso Latini. Latini preferisce fare l'assist verso Leacche, ancora Mellaro verso Gallo che pensa al sinistro, lo effettua fuori di poco. Emidi sponda per Cioccari che allarga verso Esposito. Esposito serve Aversano, capisce tutto però Mezzetti, ancora Esposito sul pallone, viene fermato fallosamente da Gallo. Mancano 3 minuti e mezzo più il recupero. Battuta di prima la punizione. Gallo la fa passare sotto le gambe dell'avversario, poi la passa verso Mellaro. Non può arrivare però sulla sfera che viene recuperata. Ora Umidi tenta addirittura il grandissimo gol, ci va vicino. Mezzetti pensa al rinvio, la scarica verso il più vicino Dieci Aiuti, che va al centro da Latini. Poi Merelli cercare Leacche, che combatte con Giacinti, questa volta la meglio il numero 5 in maglia bianco-blu. Faina verso Esposito, Esposito cerca di sfondare, subisce anche un fallo. Sulla battuta Esposito e Rossi. Parte Rossi, cerca la porta. Ora Colluccini, anche lui scarica sulla schiena del numero 8 Dieci Aiuti, che è un po' addolorante. Ora si rialza, tutto a posto. Colluccini ancora tenta il destro da lontanissimo. Gianferro verso Gallo, gli chiama il passaggio Mellaro, cercano di servirlo, la fa sua Lucci verso Aversano che può puntare la difesa avversaria. Aversano rientra, poi tenta addirittura il destro, si perde però altissimo. Time out chiamato dal Hammers, può riprendere ora l'incontro quando manca più o meno un minuto alla fine della gara. 3 minuti di recupero. L'arbitro ha appena annunciato i 3 minuti di recupero. Ora Cioccari prova quantomeno a scuotere i suoi. Rossi pensa per un attimo al sinistro, poi allarga verso Colluccini che si fa strappare il possesso da Merelli. Riparte il De Angelis con la palla in mezzo. Giacinti verso Esposito che tenta il sinistro da lontanissimo. Gianferro Scargallo che prolunga verso Leacche che tenta il sinistro anche lui. I due hanno fatto 2 grandissimi gol, era Mezzetti che aveva prolungato verso Leacche, entrambi a segno comunque questa sera. Aversano l'imbucata verso Rossi, poi interviene Cioccari all'indietro per Giacinti che allarga verso Emidi. Cioccari verso Aversano,
che si gira, cerca di servire Emidi, interviene Mellaro, può ripartire le Acche, una serie di finte cerca di disorientare la difesa avversaria, poi interviene in scivolata che però è fallosa. Emidi sulla destra verso Esposito, Esposito rientra, cerca il sinistro, la palla è ancora lì, ma il gioco era fermo per un, era fermo per un fallo del numero 11. Mezzetti sulla sinistra, torna da Latini, numero 13. Diuci aiuti verso Mezzetti che lancia lungo, capisce tutto però con Luccini. Recinti rientra, per allarga, non trova però Rossi. Diuci aiuti verso Mellaro, cerca il tunnel ai danni dell'avversario, rientra da Merelli, poi Gianferro in qualche modo spazza, la palla è per Lammers. Latini per Diuci aiuti, triangolo che si conclude con Merelli, cerca il lancio per le Acche. Su questa azione si conclude la partita. Punteggio finale di 4-1 per l'Hammers FC Consulting, che grazie a questa vittoria riesce a distanziarsi dalle, dall'ultima posizione occupata ora dal De Angelis.